controdibattito di oggi è, insomma, il titolo richiama moltissimo, è molto, molto metaforico, stato d'emergenza, e dice già tutto. Sicuramente stiamo attraversando un momento nazionale e non solo particolarmente difficile, i temi da trattare sono tanti, è inutile che ci raccontiamo cose che vediamo all'ordine del giorno, la gente è in difficoltà e la politica in questo senso deve assolvere ad un ruolo. La cosa fondamentale è che non possiamo intendere la politica debba assolvere un ruolo intesa come la politica degli equilibri tra partiti, degli equilibri all'interno dei partiti, ma la politica in senso stretto, cioè quella che pensa alle cose da fare, quella che dà e cerca almeno di dare un benessere al paese, a partire dal paese inteso come nazione fino alle comunità come San Giorgio, perché poi le decisioni che vengono prese dalla politica, come in un gioco di scatole cinesi, impattano su tutto. Il tema fondamentale è riportare la politica al ruolo di politica, perché altrimenti rischiamo di rincorrere situazioni che hanno a che fare più con quasi la moda, perché nei telegiornali non facciamo altro che sentire parlare di spread, di antipolitica, di cose che quasi sono inconsistenti, mentre invece bisognerebbe parlare di cose reali e trovare delle soluzioni reali le migliori possibili. La scelta degli interventi, degli ospiti che abbiamo qui oggi, ovviamente oltre il presidente della provincia Costanzo Carrieri, il segretario provinciale del PD Francesco Parisi, abbiamo scelto di invitare Michele Emiliano, il sindaco di Bari, perché in questo momento, diciamo, un tema caldo, caldissimo, visto, insomma, per questioni di scadenza, è l'IMU, e quindi va fatta una considerazione, non direi una battaglia a questo punto, però possiamo considerarla quasi tale, ma sicuramente vanno fatte delle considerazioni su quello che in questo momento è un tema, ripeto, caldissimo, che è quello dell'IMU, che si lega a tante altre cose che comunque finiscono sempre per impattare sui cittadini, su tutti quanti noi. Siamo qui a San Giorgio questa sera a sfidare il caldo torrenziale per discutere con i cittadini, come amiamo fare sempre, con tanti amici, tanti militanti, ma tanti semplici cittadini e curiosi di quello che sta accadendo in Italia, nel mondo, di quello che sta accadendo nella nostra regione. Proveniamo da anni complessi, continuiamo a vivere una crisi che sta devastando ogni settore della vita pubblica e dei cittadini. Il Partito Democratico si candida alla guida del Paese da qui a qualche mese, il segretario nazionale Bersani ha lanciato la sua candidatura alla premiership. Noi siamo qui per dire che il Partito Democratico è pronto a raccogliere le sfide che ci attendono. Questa è una crisi che ha attaccato tutti i settori della vita pubblica, come dicevo prima. Noi abbiamo bisogno di invertire la rotta, abbiamo bisogno di tornare a spiegare ai cittadini che è utile che lo Stato sostenga le categorie più deboli, è utile che chi ha di più dia di più. È una questione di democrazia, è una questione che attiene un principio fondamentale dell'uguaglianza, la ridistribuzione della ricchezza. Siamo utili e siamo convinti che per uscire da questa crisi si debba ripartire da qui, si debba ridistribuire la ricchezza nel Paese. Oggi è un dato incredibile nel nostro Paese. Il 10% dei cittadini detiene il 10% dei cittadini detiene l'80% della ricchezza. Noi dobbiamo, come dire, ripianare questo spread, che è il vero spread che ci preoccupa. Tutti i giorni i grandi uomini della finanza e dell'economia a Bruxelles, come a Francoforte o a Washington, si preoccupano di capire qual è lo spread e quanti punti si sono persi nei valori dei titoli. Io credo che forse dovremmo preoccuparci un po' di più di capire quanti posti di lavoro stiamo perdendo ogni giorno, davvero quotidianamente, nel nostro paese, soprattutto nel Mezzogiorno, che è una delle regioni dove la crisi sta attaccando di più le categorie più deboli. Ecco, il Partito Democratico è qui per testimoniare che c'è e che, nonostante la grande onda di antipolitica, di disillusione, di disaffezione alle istituzioni, il Partito Democratico ha la capacità di proporre un progetto ai cittadini, di proporre un progetto agli italiani per invertire questa rotta e per iniziare a cambiare, a provare a risolvere le questioni che hanno devastato questo paese negli ultimi 20 anni.